forte vocazione turistica come Ravello. A mio parere il patrimonio archivistico e librario del comprensorio amalfitano rappresenta il punto iniziale per ogni tipo di operazione rivolta alla valorizzazione del patrimonio monumentale di Ravello. Un bene architettonico non può essere fruito, rappresentato, conservato e tutelato se alla base non vi è una memoria storica che rappresenta l'evoluzione e le vicissitudini dello stesso. Innanzitutto, senza una documentazione di base diventa difficile anche effettuare interventi di restauro nel rispetto delle diverse mutazioni architettoniche dettate dal tempo, dagli usi e costumi di ogni epoca. Inoltre, secondo il mio modesto parere, il ruolo principale delle fonti archivistiche e librarie nel campo della valorizzazione dei complessi monumentali consiste nel racconto degli stessi. Un edificio senza il supporto di una narrazione diventa semplicemente una struttura bella da vedere, ma ne perde in termini di suggestione e naturalmente di conoscenza dello stesso. Il patrimonio monumentale di Ravello è ricchissimo di vicende e personaggi che hanno tracciato non solo la storia della città e della Costa d'Amalfi. Andando a Villa Cimbrone, mi sono sempre chiesto perché agli inizi del Novecento questo nobile inglese Ernest William Beckett decide di acquistare a Ravello un promontorio roccioso sul quale erano presenti dei resti di un casale delle famiglie nobili a Conciagioco e Fusco e decide di costruire una sontuosa villa corredandola di elementi classici con un gusto che richiama epoche ormai passate, quella del collezionismo archeologico e del Grand Touche. Ma soprattutto, chi era Ernest William Beckett? Quali sono stati gli ospiti di questa favolosa villa? Con queste domande ritorno al tema del racconto, della narrazione come valore aggiunto alla bellezza puramente paesaggistica e architettonica di un complesso monumentale. Forse a Ravello quello che manca è proprio un'area espositiva che racconti la storia dei luoghi e dei personaggi che si sono avvicendati su questo favoloso territorio. Nel 2016 l'Associazione Culturale Ravello Nostra, quale soggetto capofila di un'associazione temporanea di scopo che comprende il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, il Comune di Ravello e l'Università degli Studi di Salerno, mi incarica come project manager del progetto di recupero e valorizzazione degli scavi archeologici del complesso monumentale della Santissima Trinità. Un'area archeologica apparentemente anonima, ma invece ricca di storia, di lotte tra laicismo e religione. Il monastero benedettino della Santissima Trinità, che si trova sulla strada che conduce da Villa Rufolo a Villa Cimbrone, fu fondato nel 1944 e accoglieva esclusivamente donne appartenenti alle famiglie nobili, che davano in dote alla comunità monastica delle cospicue ricchezze. Risulta difficile la ricostruzione dell'assetto originario per la scarsa presenza di fonti scritte. Lo storico Luigi Manzi fa riferimento ad un ingresso per le moniche di clausura ad Occidente, ad un dormitorio abbastanza grande, in grado di ospitare, nella seconda metà del Cinquecento, più di 30 monache.